Ciao a tutti e benvenuti su Ci penso io. Oggi realizzeremo insieme la spada di diamanti di Minecraft per mio nipote Flavio. Per farlo dividerò il video in due tutorial. Il primo riguarderà la creazione della spada, il secondo la pittura. Vediamo il materiale di cui abbiamo bisogno per realizzare questa prima parte. Cartoncino, penna, squadra, taglierino o forbici, phon termico, evaform spessa, evaform sottile. Mettiamo tutto insieme. Per prima cosa, sul mio cartoncino vado a disegnare un rettangolo largo 15 cm e lungo 53. Devo stare attenta a disegnare anche la linea di mezzo di questo rettangolo, quindi prenderò 7,5 in alto, 7,5 in basso e tirerò una linea, che sarà appunto la mia metà. A cavallo delle due colonne andrò a disegnare dei quadrati da 10,5 cm per lato. A questo punto vado a ritagliare il disegno che si è creato e quella sarà la lama della mia spada. È il momento di lavorare sull'impugnatura. Per creare l'elsa vado a realizzare un disegno con 6 quadrati uno dentro l'altro, proprio come la lama, ma di 5 cm l'uno. Per quanto riguarda il manico, invece, ho realizzato due quadrati da 6 cm l'uno, sempre uno dentro l'altro, e un unico quadrato leggermente più piccolo, anche questo di 5 cm, che fa da pomolo. Facendo estrema attenzione a non sbagliare, riporto il mio disegno sulla evaform. Sulla evaform più sottile, quella grigia più scura, sono andata a ritagliare dei quadrati da 2 cm l'uno che mi serviranno per realizzare la decorazione. Aiutandomi con il disegno della lama realizzato sul cartoncino, sono andata a ritagliare una nuova lama, ma questa volta di 1 cm più piccolo, sempre per la decorazione finale. Come ultima cosa, ho usato il phon termico per poter appiattire l'evaform rispetto alla sua forma originale. Questa prima parte del video finisce qua. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche e seguitemi su Instagram e su Facebook. Io vi aspetto lunedì prossimo con la decorazione. Voi nel frattempo mandatemi le vostre richieste. Non preoccupatevi se sembrano impossibili, perché tanto ci penso io. Ciao!